questo momento posso dire che mi sto allenando, sto cercando la mia forma perché sono tornato da un infortunio al flessore e io come calciatore, se posso dire, faccio molta fatica a rientrare al 100%, perciò in questo momento sto lavorando e cercare di aiutare la squadra se ci sarà bisogno e se mi chiamerà il mister in causa. Da fuori che Pescara hai visto ad Ascoli? Ho visto una grande squadra, molto compatta, che aveva fiducia in uno nell'altro, una squadra organizzata con una cattiveria che credo non abbiamo mai avuto in queste ultime partite. Stai recuperando la miglior condizione, prima di qualche problema fisico eri stato impiegato da Otto come attaccante centrale, però il tuo ruolo è soprattutto quello di esterno, è in quel ruolo che riesci ad esprimerti meglio, è così? Sicuramente il mio ruolo sarebbe l'esterno, ma se il mister mi dovesse chiamare in causa a giocare a centravanti lo faccio con piacere perché il mio compito è aiutare la squadra. Considerando anche l'infortunio di Asensio, quando rientrerà insomma sarà importante anche il tuo apporto, considerando che c'è solo Seter e oltre a Belloni da punta centrale. Sicuramente in questo momento abbiamo avuto una grande perdita perché Asensio è un grande giocatore, ma dobbiamo andare avanti, continuare, aspettare il suo recupero perché sicuramente quando tornerà farà vedere che giocatore è. Da Massimo Oddo al nuovo allenatore Roberto Breda, quali cambiamenti secondo te, com'è il clima nello spogliatoio rispetto a qualche settimana fa? Beh, sicuramente quando si vince una partita il clima è già più tranquillo, sereno, però in questo momento dobbiamo pensare ad allenarci come stiamo già facendo ogni giorno al 100% e pensare che sabato giochiamo una grande partita.